I momenti topici per i nerd guidati da Alan Turing, che, chiusi all'interno di una capannone a decrittare codici, vinsero di fatto, quantomeno contribuirono, alla sconfitta dei nazisti nel corso della Seconda Guerra Mondiale, furono la costruzione e l'utilizzo delle bombe, le cosiddette bombe, per la decrittazione dei codici Enigma usati dai nazisti. Il gruppo di crittografi che lavorava a Bletchley Park vedeva tra i suoi componenti anche una donna che si era rivelata particolarmente abile nella risoluzione di codici. Era Joan Elizabeth Lowther Clark. Benvenuti a Ritratti, Vite di Scienza, il podcast che ha la pretesa di raccontare la scienza attraverso la vita dei suoi protagonisti e, in questo caso, di una sua grande protagonista. La ragazza, come si suol dire, aveva del talento. Aveva infatti ottenuto nel 1938 il Philippa Fawcett Prize, intitolato all'omonima matematica del XIX secolo e che era scomparsa proprio quell'anno. Inoltre, nel 1939-40 aveva ottenuto una borsa di studio intitolata a Helena Gladstone, altra importante figura della didattica in Gran Bretagna. Il talento matematico di Joan, nata il 24 giugno del 1917 nel quartiere londinese di Northwood, venne alla fine scoperto da Gordon Welchman, docente di un corso di geometria a Cambridge che la Clark stava seguendo, e fu proprio Welchman che coinvolse la Clark all'interno di Bletchley Park. Welchman infatti era diventato supervisore della struttura per crittografi che era stata ideata a Bletchley Park, e fu quindi proprio grazie a lui che Joan iniziò la sua carriera tra i crittografi di sua maestà. Era il 1939, venne assunta presso la Government Code and Cipher School. Era descritta come timida, dolce e gentile, ma allo stesso tempo anche aggressiva. Il GCCS nasceva con un unico obiettivo, un unico compito, quello di risolvere il codice della macchina Enigma che serviva ai tedeschi per crittare le comunicazioni interne. Il contesto in cui la Clark si ritrovò a lavorare era quindi strettamente segreto e di fatto iniziò a mettere le mani sulla faccenda soltanto a partire dal 1940, ovviamente dopo un breve periodo di addestramento. Le donne presenti a Bletchley Park erano molto poche, un rapporto all'incirca di 1 a 8, però, come tra poco vedremo, si furono fatte ben valere. La paga era bassa, 2 sterline alla settimana, ma Joan riuscì a fare in un certo senso carriera, questo grazie ai suoi ottimi risultati, anche se c'è da dire che fondamentalmente rimase piuttosto bassa se confrontata rispetto ai suoi colleghi maschi, quantomeno quelli con le stesse competenze e qualità, fino a che poi non entrò all'interno del gruppo guidato da Alan Turing, composto oltre che da Turing e dalla Clark anche da Tony Kendrick e Peter Twin. In particolare, 4 avevano il compito di scardinare l'enigma navale, che era molto più difficile e molto più complesso da risolvere rispetto all'enigma utilizzato dalla Luftwaffe. Innanzitutto erano state aggiunte 2 ulteriori rotelle, così che c'era una scelta da 3 a 5, portando a un totale di 336 possibili ordinamenti. In secondo luogo, per aggiungere sicurezza, veniva applicato un secondo differente sistema di indicatori. Invece di trasmettere gli indicatori direttamente, essi erano ulteriormente cifrati utilizzando tabelle di bigrammi. Decrittare l'enigma navale era quindi una priorità, questo perché a causa della forte presenza dei tedeschi nelle acque internazionali era molto difficile riuscire a far spostare sull'acqua tutte le vettovaglie di fornimenti agli uomini sul fronte. Inoltre c'era un problema molto grosso, il codice infatti veniva modificato ogni giorno, questo voleva dire che se non si era sufficientemente veloci nel decrittare il codice, anche solo con dei ritardi di pochi secondi, quell'informazione alla fine sarebbe stata inutile.
Per affrontare la questione, Turing decise di ideare un nuovo metodo di decrittaggio che chiamò bamburismo, dalla località presso la quale veniva prodotta la carta su cui venivano fatti i calcoli, bamburi. L'obiettivo di questo metodo era identificare le giuste manopola e rotella in un modo da ridurre i possibili ordinamenti da 336 a circa 20. C'erano poche bombe nel 1941 e con così tanti differenti combinazioni delle ruote il tempo necessario era troppo. Il metodo di Turing sfruttò l'errore crittografico tedesco di avere differenti posizioni di rotazione per ogni ruota. Ovviamente la Clark divenne molto velocemente esperta di bamburismo, però l'evento che fu fondamentale per riuscire a scardinare definitivamente il codice fu la cattura tra gennaio e giugno del 1941 di alcuni pescherecci tedeschi, su cui vennero ritrovate alcune macchine Enigma con tanto di libretto di istruzioni, cioè il codice utilizzato dagli operatori. Nel frattempo però i rapporti tra Joan e Alan si stavano facendo via via sempre più stretti. Facevamo cose insieme, forse andavamo al cinema e così così, ma certamente fu una sorpresa per me quando mi disse: prenderesti in considerazione l'idea di sposarmi? Ma sebbene ciò fu una sorpresa, io davvero non ho esitato a dire di sì. E allora si inginocchiò di fronte alla mia sedia e mi baciò, anche se non abbiamo avuto molti contatti fisici. Ora, il giorno dopo, suppongo siamo andati per una piccola passeggiata insieme, dopo pranzo. Mi disse che aveva queste tendenze omosessuali. Naturalmente ciò mi preoccupò un po', perché sapevo che era un qualcosa che era quasi certamente permanente, ma abbiamo continuato. Si possono fare molte congetture sui motivi che spinsero Joan a continuare questa relazione con Alan. Forse una questione di vicinanza intellettuale, forse la difficoltà di trovare marito in tempi di guerra, o ancora il sentirsi lusingata delle attenzioni di Alan. Fatto sta che la cosa proseguì ancora per un po' di tempo, tenendola però nascosta anche ai loro stessi colleghi, fino a che verso la fine del 1941 Alan non decise di rompere i rapporti. Secondo Joan, o almeno a quanto ricorda, Alan era convinto che la sua omosessualità avrebbe portato il matrimonio al fallimento. I due però nel frattempo avevano sviluppato una profonda amicizia e un grandissimo rispetto reciproco, per cui questa rottura amorosa, diciamo così, non creò alcun problema sul lavoro crittografico che i due portarono comunque avanti con successo all'interno di Bletchley Park. Dopo la morte di Alan Turing, Joan, per superare il dolore che questo evento le arrecò, si iniziò ad interessare sempre di più alla numismatica. In particolare pubblicò uno studio sulle monete del periodo di Giacomo III e Giacomo IV di Scozia. Successivamente, il 26 luglio del 1952, sposò John Kenneth Ronald Murray, colonnello dell'esercito, continuando poi negli anni successivi a studiare con successo il campo della numismatica e ovviamente anche il campo della matematica, il tutto fino alla sua morte avvenuta nel 1996. E con questo siamo arrivati alla fine di questo nuovo episodio di Ritratti, Vite di Scienza, il podcast che ha la pretesa di raccontare la scienza attraverso la vita dei suoi protagonisti. Ci vediamo con la prossima puntata.